Castori, io ho profonda stima per lui perché lo reputo prima di tutto una persona molto seria, con delle qualità importanti perché magari fa un calcio con poche cose, ma poche cose fatte sempre molto bene. Lui ha dei concetti molto chiari su quello che vuole dalla propria squadra e magari non riesce in questo momento ad attuare come lui vorrebbe, però non scordiamoci che comunque lui in Serie B ha sempre ottenuto grandissimi risultati, anche con squadre non di grandissimo spessore. Quindi io immagino, mi auguro, spero che sia in grado di riprendere assolutamente la retta via e riportare il Perugia quantomeno fuori dalla zona pericolosa. Se non sei dentro e dare un giudizio da fuori è complicato. Io non so se lì lo spogliatoio funziona, se ci sono problemi fra i vari giocatori, se la società magari non supporta in maniera adeguata l'allenatore, il rapporto con i giocatori. Cioè, come faccio a dirlo non vivendola? È veramente complicato. E quindi ancor più per me che sono stato tanti anni a Perugia, mi sembra quasi una mancanza di rispetto esprimere un giudizio senza conoscere bene le cose, ma una mancanza di rispetto nei confronti di tutti, verso il presidente, verso gli addetti ai lavori e verso tutte le persone che stanno lì, perché quando ci sono momenti difficili è sempre facile parlare male o dire cose senza senso, no? Io sono sicuro, credo che la squadra ci sia e sono abbastanza convinto che sia il presidente che l'allenatore riusciranno a tirarla fuori da questo momento di sabbie mobili, perché se lo meritano e perché credo che non sia giusto che in questo momento siano in questa situazione.